Da non credere. 15 foto storiche famosissime, ma false. Ops. Le fotografie sono il modo migliore di testimoniare la storia. Oggi anche di prendere qualche centinaio di like sui social. Ma più importante di questo è il loro ruolo storico. A volte però le immagini ingannano. Infatti, pare proprio che già prima dell'invenzione di Photoshop, il mondo fosse pieno di gente capace di alterare e falsificare a loro piacimento le fotografie. Prima di rivelarvi alcuni falsi fotografici dal passato, non perdete l'occasione di avere accesso illimitato ai contenuti del lato positivo, che non vi mente mai. Cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella per le notifiche. Bene, ora cominciamo dal numero 15, Einstein e l'esplosione nucleare. Spesso vediamo girare sui social una foto di Albert Einstein in bicicletta con uno sfondo a dir poco drammatico, un'esplosione nucleare. Non proprio una foto ricordo delle vacanze, giusto? In realtà, l'immagine è composta dalla sovrapposizione di due foto diverse. In una, lo scienziato va in bici vicino casa, nell'altra si vede una serie di 4 test nucleari effettuati in Nevada, negli USA, nell'anno 1962. 14. Baby Hitler. Questa fotografia del dittatore tedesco apparve sui vari quotidiani britannici e americani nel 1933. Le didascalie parlano in tono profetico della natura malvagia del Führer, nato nel 1889. Tuttavia, la foto è un falso, anzi, è una vera foto leggermente alterata. Adolf Hitler stesso la vide e negò di essere lui quel bambino dall'aspetto sinistro. Ordinò quindi che le sue vere foto da piccolo venissero pubblicate al posto di quella falsa. Purtroppo per lui, una volta pubblicato su uno o peggio diversi giornali, un falso non svanirà mai. 5 anni dopo, nel 1938, una donna americana di nome Harriet Downs vide la foto su una rivista e la riconobbe come quella di suo figlio John May Warren, che all'epoca della foto aveva 2 anni. 13. La regina Elisabetta e il primo ministro canadese. Tutto è lecito in amore, in guerra e in politica. Qualcuno potrà dissentire da questa massima. Chi sicuramente non era d'accordo era l'ufficio stampa di William Lyon Mackenzie King, premier del Canada dal 1935 al 1948. Dalla foto, infatti, venne rimosso re Giorgio VI e lasciata solo sua moglie Elisabetta, la regina madre, per far apparire più potente e prestigioso il politico canadese in tempo di campagna elettorale. La sapevano lunga già allora. 12. Donne che indossano i pantaloncini in pubblico per la prima volta. Questa foto divenne famosa quando un utente di Reddit la postò con la didascalia «Donne per la prima volta in pantaloncini in pubblico causano incidente d'auto». Beh, non è andata così. La foto faceva parte di un set e durante lo shooting ne vennero fatte molte altre. Tra l'altro, l'immagine risale al 1937 e gli short, anche se non tanto comuni, già si usavano senza problemi. Se guardate meglio, noterete che la macchina non ha nemmeno un graffio o un'ammaccatura. Chi ha creato questo fake avrebbe dovuto sforzarsi un po' di più. 11. David Bowie e Lemmy. Molti pensano che David Bowie e Lemmy, il leader dei Motorhead, avessero posato insieme per una foto. Le due leggende della musica morirono a sole 2 settimane di distanza. Uno nel dicembre 2015 e l'altro a gennaio 2016. Ed è per questo che l'immagine diventò virale. In realtà è soltanto una combinazione ben fatta di 2 immagini diverse. Una delle foto ritrae in realtà Lemmy con la sua ragazza nel 1972. La seconda foto è stata rigirata per completare il fotomontaggio e in origine ritraeva Bowie con la sua ex, la cantante Claudia Lanier. 10. Bob Marley e Jimi Hendrix che giocano a calcio. Questa famosissima immagine di Bob Marley e Jimi Hendrix che si godono una partitella nel backstage è girata per anni. Fu scattata il 27 novembre 1979 allo Sport Arena di San Diego. Ora, chi è davvero un fan di Hendrix avrà riconosciuto l'inganno, perché il musicista morì nel 1970. La foto fu effettivamente scattata durante il Survival Tour di Marley. Tutto si chiarisce facendo più attenzione all'immagine intera. Ecco, vedete quella maglietta lì sullo sfondo. Per quanto riguarda l'uomo scambiato per Hendrix, si trattava in realtà di Glenn D'Acosta, trombettista della band giamaicana degli Zap Pow. 9. Un generale coraggioso. Questa immagine si pensa ritragga il generale Ulysses S. Grant a cavallo, al comando delle sue truppe durante la guerra civile americana. La foto trasuda orgoglio e spavalderia e venne usata per incoraggiare i soldati.
Peccato si tratti di un falso, composto in realtà da tre immagini diverse. Il corpo dell'uomo e il cavallo sono due immagini distinte, entrambe le foto del generale Alexander McDowell McCook. I soldati del generale Grant poi erano in realtà prigionieri confederati, in nessun modo legati a Grant. 8. La prima ambulanza. In questa nota fotografia chiamata La prima ambulanza è il titolo ad essere in realtà una menzogna. Nella foto si vede un'ambulanza usata durante la guerra civile americana. La prima ambulanza, intesa come veicolo addetto alla cura dei feriti, fu realizzata dal medico francese Dominique John Larry nel 1792. Fu lui infatti a organizzare una procedura di soccorso sul campo dei soldati feriti. Indipendente e intoccabile, il primo servizio cittadino di ambulanze venne creato dopo il disastroso incendio del teatro di Vienna del 1881. 7. L'iconica foto di Lincoln. Qui si fa davvero la storia, il ritratto di Abraham Lincoln in piedi vicino a un tavolo. Ma la verità è che solo una parte su 8 di questa immagine ritrae Lincoln. La foto è un collage di due fotografie diverse e il corpo in realtà è quello di un importante uomo politico dell'epoca, John Caldwell Calhoun. Curiosamente, mentre Lincoln voleva abolire la schiavitù, Calhoun ne era invece un fervido sostenitore. 6. Il daguerrotipo di Niccolò Paganini. Il daguerrotipo, dal processo noto come daguerrotipia, venne introdotto per la prima volta nel 1839 e per quasi 20 anni fu il primo e più comune mezzo utilizzato per scattare fotografie. Questa immagine è considerata un vero daguerrotipo di Paganini. Anni dopo però si scoprì che del celebre violinista in realtà non esistono daguerrotipi ufficiali, perlomeno non di pubblico dominio. L'uomo nella foto era in realtà Giuseppe Fiorini, un fabbricante di violini. Lui stesso creò l'inganno, che ha resistito e indotto tutti in errore per molti anni. 5. Le fate di Cottingley. Le cuginette Elsie Wright e Frances Griffith scattarono diverse foto che all'epoca attrassero l'attenzione anche di Sir Arthur Conan Doyle. Quest'ultimo era uno spiritista e credeva davvero che le giovani avessero fotografato delle vere fatine. Una delle foto la usò addirittura per illustrare un suo libro. In seguito le ragazze confessarono che le foto erano false, costruite usando ritagli di fatine disegnate su cartone, copiate da un popolare libro di fiabe. 4. Fonda e Kerry in una protesta contro la guerra. Ricordate, poco fa parlavamo di come i politici usano le foto come mezzo di propaganda? Ecco un altro bell'esempio. Questa foto, erroneamente attribuita da Associated Press, diventò virale nel 2004 durante la campagna presidenziale negli Stati Uniti, ma si tratta di un fotomontaggio di due foto distinte. Una scattata il 13 giugno 1971 ritrae John Kerry ad un comizio contro la guerra a Mineola, New York. La seconda foto vede Jane Fonda mentre parla a Miami in un altro comizio, nell'agosto del 72. Ken Light, che detiene il copyright della foto originale di Kerry, dovette recuperare i negativi originali per smascherare il falso. 3. La bandiera della vittoria sul Reichstag. Sapevate che questa foto leggendaria in realtà è un falso? Il fotografo Yevgeny Kaldai la scattò dopo aver scartato altre due possibili location, la porta di Brandeburgo e l'aeroporto di Tempelhof. Quando il fotografo arrivò a Berlino, infatti, i soldati sovietici avevano già issato la loro bandiera sull'edificio. Oggi è un fatto noto a tutti, ma pochissimi sanno che la foto fu anche leggermente ritoccata. Nell'immagine si nota uno dei soldati che indossa un orologio su ciascun braccio, una prova che quel soldato aveva probabilmente derubato i morti. Uno dei due orologi venne quindi rimosso, probabilmente salvando la vita al soldato. Chi saccheggiava, infatti, veniva fucilato per ordine di Stalin. 2. La levitazione di un uomo. Tecnicamente la foto è reale, non è stata artefatta. Sappiamo anche il nome della persona ritratta nella foto, eppure è una frode. L'uomo è Colin Evans, un medium e spiritista dell'inizio del Novecento. A quanto pare i medium adorano le frodi, anche fotografiche. Evans era al lavoro nella più totale oscurità quando la foto venne scattata. Si limitò a saltare dalla sedia, fingendo così di star fluttuando nell'aria. Spiegò poi che erano stati gli spiriti a farlo levitare. Peccato che quella cordicella che Evans tiene in mano indica che fu lui stesso ad azionare il flash della macchina fotografica.
Infine, pronti alla fotografia più scandalosa della nostra lista. 1. Marilyn Monroe e John Kennedy. Molti sono convinti che queste foto provino la relazione clandestina tra JFK e Marilyn. E invece si tratta di foto artefatte, scattate da Alison Jackson, fotografo famoso per le sue serie sui sosia delle celebrità. L'unica vera foto a noi nota di Marilyn e del presidente Kennedy fu scattata lo stesso giorno in cui lei cantò la famosa Happy Birthday, Mr. President, per il 45esimo compleanno di Kennedy al Madison Square Garden. Era il 19 maggio del 1962. Allora, sapevate che queste immagini erano false? Raccontateci cosa ne pensate nei commenti, qui sotto. Date anche un like al video e condividetelo con i vostri amici, cliccando inoltre su iscriviti. A presto, sul lato positivo!